Paolo, ci voleva proprio questo shampoo, mi hai proprio rigenerato la cute, ci voleva. E adesso non so, li asciughiamo e nel frattempo ci facciamo una bella chiacchierata. Perché quando vengo qui a Bellona, tra i punti di forza che ritrovo proprio in questo esercizio è proprio l'accoglienza e la familiarità. Come sta andando in questo periodo? È un periodo un po' particolare, stiamo lavoricchiando, non ci possiamo lamentare. Ovviamente siamo su un 40% in meno rispetto a quello che facevamo prima, siamo in sopravvivenza per via delle norme, anche rispettando, mettendo barriere, tutto quanto. Non si riesce a dare la risposta all'esigenza di mercato. Però qualcosa si sta muovendo, si parla anche di cerimonie, di matrimoni. Sì, in questo periodo le cerimonie sono molto importanti, si sta smuovendo qualcosa, ho pettinato già due spose e quindi si inizia a muovere un po' la cosa. Ci sono compleanni, si stanno iniziando le feste, ovviamente più un movimento ci sta verso l'esterno, più un movimento c'è all'interno dei saloni. Paolo, tornando alla bellezza, ai capelli, al benessere dei capelli, ma quali sono i trend del momento? Il riferimento è molto verso la natura, cioè degli effetti molto natura. Lo stile romantico la fa un po' da padrona e quindi quest'anno è tutto romanticismo, anche se di romantico di questo periodo non credo che ce ne sia tanto di romanticismo. Sì, si è un po' perso, eh? Sì, per via del Covid ha bloccato un po' tutto. Ascoltami, ma a proposito di stravaganza, c'è una pettinatura in particolare che ricordi nella tua storia professionale che ti è stata chiesta per una cerimonia che però tu non avresti proprio assolutamente mai fatto? Cioè, ci sono delle richieste che non corrispondono a volte con quello che è il tuo... quello che vorresti fare? Questa è una bellissima domanda, Federica, perché molte volte capitano delle spose che sono eccentriche, che vogliono, che gli piacciono questi volumi, queste cose, quindi non prendono in considerazione quello che è troppo il vestito, cioè rischiano di fare, non rischiano, c'è il rischio che fanno, che alla fine sono... possono essere anche simpatiche, ma fino a se stesse. Semmai l'abito ha un suo stile, i capelli hanno un suo stile. E quando prendi il tipo di cliente che vuole, che sa che vuole prettamente quella cosa lì, che fai? Stai lì, puoi consigliare, puoi dire, ma cerchi di stare attenta all'armonia, ma non, certo. Più di quello non puoi fare. Lo fai sicuramente, non è che mi dà troppo gusto. Il top sarebbe quello di trovare un abbinamento con l'abito, ma anche gli accessori, il mood della cerimonia, anche quello fa, sì. Bisogna considerare. Infatti c'è una, negli ultimi anni siamo diventati molto più professionisti, no? Noi parrucchieri, abbiamo un ruolo molto importante, anche se a volte da qualche parte, perché il matrimonio è, sono i fiori, sei il parrucchiere, è la make-up artista, è il matrimonio, è la chiesa, è la location, è i colori che vengono usati, sono le bomboniere, c'è tanto dentro, c'è l'abito, che è una cosa molto molto importante, ma che comunque il parrucchiere ha bisogno di vedere, di analizzare lo stile dell'abito per far sì che addosso alla cliente si possa vedere l'armonia dei capelli, come quanto possono essere sciolti, oltre al piacere della cliente. Quindi immagino che nei primi incontri con gli sposi, anche perché tu ti occupi anche del maschile, ci sia proprio una sorta di dialogo proprio conoscitivo di quella che sarà la cerimonia, per capire quale può essere una pettinatura armonica e che quindi si confà con quello che è l'evento. Questo è vero ed è molto importante, perché la sposa
diciamo che oggi sono molto preparate, diciamo che riusciamo a stare in armonia con questo. Infatti le ricerche che fanno le spose non sono a caso, insomma. Io vedo che vengono già con delle prove di acconciature già fatte, quindi ci danno un ottimo indirizzo: a me piace questo, a me piace quello. Sanno se su una determinata scollatura ci sta bene un certo tipo di raccolto, oppure capello sciolto, oppure tutto quanto. Molte volte siamo noi soltanto gli esecutori di un qualcosa che già piace, che è indirizzato anche bene. Ovviamente il nostro compito è quello di dirgli, oltre a realizzare l'acconciatura, è anche di dire: sì, ma se questa qui la modifichiamo un po', semmai qui aumentiamo un po' i volumi, qui li abbassiamo un po', potrebbe essere più, ci potrebbe essere un'armonia di bellezza superiore. Da quanti anni fa questo lavoro? Sono tanti, circa 40. Cioè, è difficile quantificare e quindi dare dei numeri, ma se volessimo buttarlo qui, un numero, quante spose hai preparato nell'arco della tua vita professionale, almeno fino ad oggi? Tante. Tantissime. Penso più di 1000. Ma la prima te la ricordi? Sì, questa è una bella domanda. È una ragazza svizzera e mi ricordo che mi piaceva giocare con i capelli. E sinceramente, quando vedo e ci penso, mi vergogno di me stesso, perché gli feci un'acconciatura con i capelli ricci naturali, ma sulla parte alta gli feci una praticamente un codino qui sopra, qui che era osceno. Però è piaciuto. A lei piaceva. A lei piaceva. Gli piaceva l'idea di questa stranezza che avevo pensato, ma io me ne vergogno ancora. Quando ci penso, me ne vergogno, sì. Paolo, c'è stata una sposa che tu hai preparato, a cui eri emotivamente legato, che ti ha emozionato pettinare, che magari, non so, ti ha veramente preso anche emotivamente? Mi è capitato con un'amica che, sì, che mi ha preso moltissimo per l'acconciatura, ma ho un ricordo straordinario di una sposa che non aveva capelli, perché veniva fuori da una situazione particolare e aveva i capelli di 1,5 cm. Parlo proprio di 1,5 cm. Non voleva le parrucche. E quindi io cosa ho fatto? Aggiungevo capelli all'interno, sono riuscito a realizzare una frangia al lato con un raccolto. Non si vedeva niente e lei era la più felice del mondo di questa persona speciale, perché viveva un bruttissimo momento che poi, per sfortuna, insomma, eccetera eccetera. E quella lì è stata una delle cose che mi ha segnato nella mia vita professionale, perché poi quando sono andato via ho pianto tantissimo. È stata una cosa, e quello è l'unico ricordo diciamo negativo positivo, no? dal punto di vista umano, vedere la luce negli occhi di quella persona che viveva un momento molto difficile, vederla così contenta. Paolo, mi hai fatto riflettere su una cosa, anche sull'accostamento tra bellezza e oncologia. Adesso ci sono tanti professionisti dell'immagine che si specializzano, no? Proprio sì, nell'estetica oncologica. Ci sono dei reparti che anzi sostengono malate, anche da questo punto di vista penso sia molto importante. Ti capitano, no? Anche donne come così, no? Come molto approcciare a questo tipo di donna, facendola non sentire diversa? Guarda, è veramente molto delicato come situazione, perché la donna, quando vede che in quel periodo gli stanno cadendo i capelli, ci sono quelle che non si accettano proprio. E sinceramente è molto molto drammatico avvicinarsi a una comunicazione del genere, perché per il mio vissuto, vedendo molto da vicino queste cose, mi ha dato un grosso scossone. Quindi ho una certa sensibilità, in quanto io questi tipi di lavori che faccio per queste persone lo faccio a titolo gratuito.
quindi tutte le persone che hanno questi problemi si avvicinano a noi, noi quello che spendiamo, 200 sono 200 euro, ci rimetto il lavoro, le lavo, le taglio, le sistemo, perché già vivono una grossissima difficoltà, che è quella del male, e poi praticamente ci sono tante spese, perché una parrucca in medio costa 800-900 euro, 1000 euro, se la compro io mi costa 250, io la lavoro e gliela do e cerco di fare del mio meglio in questo senso, proprio perché c'è una grossissima difficoltà. Le donne senza capelli non si accettano, ne ho trovato proprio qualcuna che usa il foulard, che me ne frega perché mette la salute davanti a tutto e combattono. E secondo me a volte è la migliore cosa, però siccome è una cosa molto di sensibilità della donna, è proprio difficile fare un approccio, è difficile essere freddi per fare un ragionamento, devi stare attento che non inizi a piangere appresso a loro, è incredibile. Per non incorrere nella pietà, nella... No, ma assolutamente, cerco di trattarle con una naturalezza. Poi penso che ormai i dati purtroppo dimostrano, no, una frequenza, quindi ci si incappa, diciamo, in questo tipo di situazione spesso, purtroppo, e quindi bisogna anche abituarsi a questa pseudonormalità. Infatti non è semplice. Io cerco sempre di fare in modo che quando inizio quel tipo di comunicazione di chiuderla al più presto possibile, perché se sto troppo tempo non riesco a guardarle negli occhi, perché so che lì c'è il dolore, perché in quel periodo le persone che hanno quelle difficoltà hanno uno sguardo particolarissimo. Rifacendomi proprio all'aspetto umano, perché tu sei privilegi, no, con le tue clienti un rapporto proprio personale, un rapporto umano con loro, rifacendoci a questo discorso, un messaggio che possiamo lanciare a tutte quante le donne che ci stanno guardando, ovviamente è riferito alla bellezza. Quando una donna si sente bella, secondo te? Una donna si sente bella quando è serena, quando ha un equilibrio psicofisico, in quel caso si sente bella, è più aperta a pochi gesti per la bellezza, e questo noi lo vediamo giornalmente mentre siamo all'interno del salone, nelle richieste che ci fanno. Se si vedono per esempio un po' i capelli appesantiti, quelli sistemi, e ci sono quelle che poi dallo specchio si vede proprio la contentezza, che stanno bene e tutto quanto, no? Come si percepisce una donna che vuole conquistare, come una donna che vuole darci un taglio, come una donna che vuole stravolgersi, che da bionda passa a rossa, una donna che per esempio ha i capelli lunghi e li fa più corti perché deve dare un taglio. E tu, quando una donna ti chiede una cosa del genere, sei d'accordo? Perché pensi che sia simbolicamente accostato ad un cambiamento anche che la donna sta vivendo, e quindi la lasciamo fare? Ma io dico di sì, perché mi bastano soltanto due domande per capire se c'è la convinzione, perché molte volte è una sorta di autopunizione o punire qualchedun altro. Cioè, una volta mi è capitato un po' di tempo fa che una donna mi disse, io ho detto: ma come fai a tagliare tutti questi capelli? Perché piacevano al mio ex e io li taglio tutti. Perché lei voleva dare un taglio per dire: basta, ho chiuso con te, con i capelli lunghi, io sono un'altra persona. Ecco, c'è tanto dietro che ci insegnano le donne, e sono le donne che ci aiutano alla bellezza. In realtà non siamo noi che vendiamo bellezza, noi siamo soltanto degli esecutori. Se andiamo ad analizzare, la bellezza che esce fuori dalla donna è perché è pilotata dalla donna. Noi abbiamo questo... Io cerco di assecondare, però ci metto la mia parte tecnica, che deve valorizzare quello che è il sogno della donna, ma in realtà se, quando vado a fare io e viene stravolta, ha meno piacere rispetto a quello che potrebbe essere la idea della donna. Ok, allora io direi di chiudere questa intervista. Innanzitutto mi accorgo che dobbiamo rifare la ricrescita, cioè una bella ricrescita, quindi dobbiamo fare la base, Paolo. La prossima volta faremo la base. E poi io ti lancio una sfida, visto che le sfide ti piacciono, sì, mi piace. Lancio una sfida, io ti do un minuto di tempo e mi devi acconciare per una festa, non lo so, me la invento, in questo momento
devo andare ad una serata, ad una festa di 40 anni, visto che io ho superato i 40 anni da poco, ho tante amiche che compiono in questo periodo gli anni, devo andare a una festa di 40 anni. Un minuto di tempo, una pettinatura da Paolo, sì. Fasulo in un minuto la voglio. Perfetto. E saluto chi ci sta guardando e soprattutto aspetta, sì. Prima di iniziare, perché cronometriamo, sì. Tutto, dico a chi ci sta guardando di mettere il mi piace al video, perché sicuramente sarà piaciuto, e devono ricordare di iscriversi al mio canale YouTube. Noi li salutiamo così, un minuto di tempo, da Paolo Fasulo, ecco che cosa è capace di fare. Io direi che sono perfetti, voi che cosa ne pensate? Vi saluto, sono in compagnia di Paolo Fasulo, l'avete capito, sono qui a Bellona. Mi raccomando, non perdete le altre interviste. Arrivederci, alla prossima! Ciao.